quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù, «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui!» Altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia!» Ed egli diceva: «Sono io!» Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?» Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei, dunque, gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». Pace a voi. Il grande segno dell'acqua
ascoltato nel Vangelo della scorsa settimana ci ha portati sicuramente a pensare, a vivere, a rivivere il mistero della nostra rinascita battesimale. Continuiamo con questi grandi segni che esprimono quanto è avvenuto in noi e quanto avviene nei nostri fratelli. La luce. La bellezza della luce può capirla veramente solo chi ha fatto esperienza triste delle tenebre. Delle tenebre dovute alla cecità del corpo, delle tenebre dovute alla condizione di vita, delle tenebre dovute alle proprie scelte di morte e di peccato. La luce. Ecco il messaggio di questo brano evangelico nella quarta domenica di Quaresima. Passando vide un uomo cieco dalla nascita. Questa precisazione porta i discepoli a una domanda di chiarimento e la risposta propone il mistero dell'uomo che nasce nel peccato originale. Gesù, alla domanda dei discepoli, chi ha peccato, lui e i suoi genitori, risponde no, né lui né i suoi genitori. E allora? È la condizione dell'uomo, perché nella sua condizione ora si manifestino le opere di Dio. Non c'è parola più chiara per spiegare questo mistero che quella che ascolteremo nella notte di Pasqua, nel canto dell'Esultet. O felice colpa, che meritasti un sì grande Redentore. Nella condizione di fragilità, di disagio, in cui la colpa originale ha posto l'uomo, si deve manifestare l'opera ricreatrice del Figlio di Dio mandato dal Padre in mezzo a noi. Bisogna, dice Gesù, che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Sì, la creazione parte con la luce, la creazione ha bisogno della luce, la creazione è luce, sia la luce, la prima parola del Creatore. Ora Cristo è nel mondo ed è la luce del mondo. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo, dice ancora in questo meraviglioso brano del Vangelo di Giovanni. Il gesto che segue, nella sua materialità, forse anche cruda, ci dice il gesto della nuova creazione. È il Verbo incarnato, il Figlio che si è fatto uomo, che compie il gesto della creazione nuova che deve non solo rimediare, ma portare avanti la creazione che Dio ha compiuto. Qual è questo versetto così materiale? Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cielo. Questo gesto della sua materialità ricorda in qualche modo il gesto creatore di Dio che plasma l'uomo dal fango e alita il soffio di vita nell'uomo plasmato con il fango. Non facciamo allegoria precisa dei termini, ma sicuramente è chiaro il rapporto tra questo fango, questa saliva e l'uomo plasmato e l'alito di vita. Ora è il Verbo fatto carne che compie questo gesto.
Perciò è ancora più materiale, più concreto, più legato alla condizione umana di quello che compì il creatore agli inizi. Dopo questo gesto ricompare il segno dell'acqua. Va a lavarti nella piscina di Siloè. Siloè significa inviato. Ebbene, il figlio è stato inviato dal padre per la nuova creazione e il cieco nato, guarito nella sua ricreazione, è inviato a lavarsi, a purificarsi nella piscina di Siloè. Il segno del cieco che vede. Ecco, uscendo subito fuori di metafora e comprendendo bene che questa visione è la visione nuova dell'uomo che riacquista la comunione con Dio grazie alla fede, che gli permette di nuovo di vedere Dio davanti a sé, di vedere Dio nel suo cammino, posto questa premessa a cui poi ci porta il brano evangelico, ci domandiamo, il segno dell'uomo che vede, cioè dell'uomo che crede, è anch'esso un segno per credere, ma diventa un segno di contraddizione. Questo mistero del segno del credente permane sempre. Per alcuni è uno stimolo ad aprire gli occhi, per altri, misteriosamente, diventa un ostacolo a non aprire o non volere aprire gli occhi. E così comprendiamo questi vari passaggi che ci sono, dei giudei che interrogano il cieco, i farisei che interpellano i genitori, sono vari passaggi, tutti significativi, anche la paura dei genitori ci riporta al mistero della nostra paura di esprimerci nella nostra fede. L'essere credenti può divenire a volte discriminante e allora la paura. Dicono i genitori, ha l'età, chiedetelo a lui. Pur di non incappare in un giudizio o in una esclusione dalla sinagoga da parte dei giudei. Di nuovo il cieco che vede, l'uomo credente. Egli non ha ragionamenti da compiere, egli ha un fatto da raccontare. Non vedevo, ora vedo. Ecco, il vero credente alla fine è così. Non ha ragionamenti o teoremi da dimostrare. Deve solo raccontare ciò che era prima, ciò che per un incontro forte è diventato dopo. È la gioia di ciò che è diventato, è il coraggio di dire ciò che è diventato. Colui che mi ha aperto gli occhi sicuramente viene da Dio. E ancora, ovviamente, chi si ostina a non credere non coglie questa testimonianza, rigetta questa testimonianza. Ma veniamo all'epilogo di questo racconto meraviglioso, quando di nuovo il cieco che vede si ritrova di fronte a Gesù. Qui si svela il significato di ciò che è successo. Gesù pone la domanda: tu credi nel Figlio dell'uomo? E chi è, Signore, perché io creda? Lo hai visto? È colui che parla con te. In questa risposta sta tutto lo sviluppo della nostra fede. Il tocco della grazia che ci apre gli occhi e la parola che ci dispiega davanti ciò che dobbiamo vedere nella fede, ciò che dobbiamo contemplare con la fede. Il tocco della grazia spalanca i nostri occhi,
ma è la parola a dispiegarci il mistero di Dio che noi accogliamo nella fede. E a questo punto il cieco dice finalmente: credo, Signore. Trasforma quel tocco della grazia che gli ha aperto gli occhi del cuore in atto di fede personale, fiducioso, adorante. Si prostrò dinanzi a lui. L'opera del Salvatore con ognuno di noi è un'opera che punta al cuore, dagli occhi al cuore, perché il Signore, come ci ricorda la parola di Dio in questa domenica, non si ferma alle apparenze. Il Signore punta al cuore, ma sa che può arrivare al cuore dai nostri occhi. Egli può entrare in tanti modi in mezzo a noi, dentro di noi, ma l'unico modo perché questo ingresso sia riconosciuto sono gli occhi, la via degli occhi, perché attraverso gli occhi egli apre a noi la possibilità di vedere e di rientrare noi stessi con gli occhi della fede e trovarlo nel nostro cuore. Non guarda alle apparenze ma al cuore. Dio punta al nostro cuore e vi entra attraverso il nostro sguardo. E allora il mistero di chi non vede e vede e di chi vede e purtroppo non vede. Siamo ciechi anche noi, dicono i farisei. Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. L'ostinazione di tenere gli occhi nelle tenebre e non permettere alla luce di liberare dal velo i nostri occhi. E questo è il mistero dell'ostinazione nell'incredulità, dell'ostinazione nel peccato. La luce quando ci raggiunge e ci porta a dire credo, ha un suo frutto, sì, la luce ha un frutto, che non è semplicemente vedere, non è neanche semplicemente dire credo Signore, ma il frutto della luce, ci ricorda Paolo, è bontà, giustizia e verità.